Sì, grazie Presidente. Devo dire, per me l'occasione è particolarmente preziosa per sollevare un tema di cui si parla pochissimo. Tra l'altro volevo aggiungere la mia firma a questo emendamento, che è quello della discriminazione omofobica e transfobica nel mondo dello sport. Sappiamo tutti che nel mondo dello sport essere omosessuali o figuriamoci trans è considerata a tutt'oggi, nonostante i grandi progressi che si sono fatti nella nostra società, ricordiamo che in questi giorni celebriamo i 50 anni dal Pride, nonostante anche i successi che siamo riusciti a portare anche nella legislazione, anche incredibilmente nel nostro paese, nello sport, in particolare nello sport professionistico, non si ha notizia di atleti che siano dichiaratamente omosessuali, o peggio, in alcuni settori dello sport femminile si ha come dire, il pregiudizio contrario, per cui tutte le atlete sono necessariamente lesbiche, e magari anche questo tema diventa un tema prevalente rispetto alle stesse performance delle medesime atlete. Allora, io credo che questo sia un argomento di cui veramente si parla molto poco nella nostra società, ma che è importante che una classe dirigente, che quindi il Parlamento, che ha anche un'autorità morale, si debba evidentemente porre. Il fatto che ci siano atleti che non possono vivere in libertà e in dignità e che sono preoccupati per la propria carriera, ma probabilmente anche per la propria, come dire, reputazione sociale, per la propria, mi viene da dire, incolumità, perché sappiamo che spesso le curve degli stadi non sono particolarmente tenere quando vogliono attaccare qualcuno. Sappiamo ancora che il razzismo all'interno degli stadi è un fenomeno importante, radicato, e a cui non abbiamo ancora, come dire, reagito con l'energia e con la determinazione che sarebbe necessaria. Allora io credo che il momento in cui andiamo a discutere un provvedimento sullo sport sia assolutamente indispensabile che il governo e il Parlamento si dichiarino innanzitutto in modo evidente contro qualsiasi discriminazione, si dichiarino anche perché gli atleti possano gareggiare, allenarsi in modo sereno, senza essere costretti a vivere nella paura, a vivere nel terrore, a nascondersi. Sappiamo quanto anche atleti professionisti siano sotto la pressione dell'opinione pubblica, le loro vite private, i loro matrimoni, la stampa, diciamo, il gossip. Allora è evidente che queste persone, che sono persone per quanto privilegiate e per quanto magari titolari di stipendi particolarmente lussuosi, io penso che comunque questo non debba imporre loro una compressione dei loro diritti, della loro dignità e della possibilità di vivere come qualsiasi altro cittadino nel rispetto da parte di tutti. E allora, posto che questo problema c'è, ed è un problema, ripeto, di cui deliberatamente non si parla, che viene sostanzialmente rimosso, io credo che nel momento in cui cominciamo a parlare di sport sia indispensabile, sia importante che in modo maturo, senza, diciamo, guardando con grande concretezza, con grande pragmatismo a questa vicenda, io penso che sia l'occasione di metterci mano. Allora, dato che si tratta di una legge delega, io chiedo al sottosegretario Giorgetti di considerare questo aspetto, che non è un aspetto né di costume né di colore, ma che ha a che fare con i diritti e la vita di chi fa sport. Mi appello anche al sottosegretario Valente, al Movimento 5 Stelle, che almeno a parole si fa sempre portatore dei diritti della comunità LGBT. Ci piacerebbe vedere anche qualche, come dire, applicazione pratica di questo sostegno della comunità LGBT, che non sia soltanto verbale, e quindi che la maggioranza accetti di unire questa tematica, quella già discussa precedentemente, e quando andremo a lavorare sull'articolo 8 che si dica chiaramente che questa legge vuole combattere in modo serio, ripeto, pragmatico, quello che è un fenomeno che ancora non abbiamo eradicato dalla nostra società e che necessita di essere risolto. Grazie. Grazie a lei. C'è un intervento per richiamo al regolamento. Onorevole Giachetti, prego. Grazie Presidente. Vorrei sommessamente fare presente al relatore, e se lo ritiene anche al sottosegretario, che lo sa perfettamente,